Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo oggi su questo gioco che mi ha consigliato Caruso 138 Gigibox, che ringrazio. Siamo oggi su Tratoani, che questa è una versione prologo, dove oggi esplorerò questo gioco strategico city builder in 2D nell'epoca precolombiana in cui giocheremo gli Aztechi. E niente, amici, sono dovuto tornare a registrare con Nvidia Shadow Play perché altrimenti non potevo vedere il cursore del mouse. E vabbè, non fa niente. Allora, benvenuto a Tatuani. Qui adesso mi ruolo di un governatore di questa nuova città che dobbiamo fondare, questa nuova città-stato che devo guardare crescere. Andiamo avanti. La popolazione da qui da molto lontano, da nord, insomma, la tua gente è arrivata dall'estremo nord e si sono stabiliti in questa zona, in questo accampamento. Vabbè, mi fa un po' di caso, insomma, mi metti in pausa. Possiamo muovere con WASD, mi ricorda parecchio Caesar Tre Faro, ma solo dal punto di vista per il momento visivo, isometrico. Ok, andiamo avanti. Allora, posso rotear, pensate. Bello, ok. Tu giorno. Ok. Ok, homes and farming. Vabbè, proprio come nei vecchi giochi, praticamente. Due, quattro, sei, otto, un mercato qui. No, come si toglie? Come si toglie di film? Ok, Stone Road. Perfetto. Giustamente non c'è accesso. Piano piano. Oddio, ho fatto Stone Road. Non c'è Dirty. Vabbè, sto usando la pietra, praticamente. Non ci sta la possibilità di fare la strada normale. Vabbè, che cazzo ce l'ho io? Siamo fighi. Allora, devo costruire un granaio per depositare le scorte e lo metto qui. Faccio cazzo proprio. Ok. Niente di spazio per fare il Mansfield. No, sbagliato, fa un po' di più. Perfetto. Ovviamente un tracciato più bisogno di legna e pietra. Quindi io adesso mi giro un attimo con la visuale. Stone Road per andare qui. Ah, ok. Quindi le strade in pietra servono per creare anche delle scale, appunto. Okay.
devo piazzare due la falegna nera, uno e due. Così avremo la legna. Bisogna anche di acqua, giustamente. Ma serve sto stronzo per l'acqua. E costruire la trasporta. Chemo. Workers. Subito. Uno e due. Quanti ce ne sono? Due, due, ok, perfetto. Molto bene. Ok, Traded Industry. Dobbiamo creare due clay pits e tre kilns. Ok. Quindi, le cave da gym. Questi qua. Ah, questa è la strada. Ok. Alcune icone sono un po' da rivedere, eh? Sono un po' brutte. O non si capisce veramente un cazzo. Però lungi da me. Voi. Ah, già, magazzino. Servolante camas. Uno, due, fui tu. Vabbè, me ne fotte un cazzo. Ma qua hai detto vabbè. Boh. Trading post. Allora, facciamo un attimo un paio di case in più con la strada. Questo spazio deve andare per la Clay. Facciamo così. E facciamo balance e balance. Che vuoi tu? Ok, ordiniamo tutto il trading post che presumo sia questo, sì, di accettare almeno 8 di potere, quindi così, perfetto. Posso anche bilanciare, quindi tipo qua, no scusami, qua bisogna fare così. Bene. Devo fare balance con timber e balance con clay. Perfetto. Quindi qua io tolgo questo, faccio così. Ok. Alcune case no, tutte sono migliorate, solo queste no. Vabbè.
Amenities. Questo è amnistia, cazzo. Ah, roba religiosa, ok. La costruzione dei santuari, perché altrimenti i nostri dei, quelli già stanno bene che incazzati, di base. Ah, asimmetria, gioca molto su questo, ok. Ok, quindi uno qua e potete mettere un altro qua. Normale. Ah, questa è la scuola praticamente. Questo è molto importante. E la lasciamo qua. Perché? Adesso faccio la strada. Così. E la strada continua. Io posso fare Ring of Eight Structures e lo faccio così. Così, che è molto meglio che distruggere e rimettere. Mi piace questo. Questo è buono. Chi è che non può? Tu non riesci. Se ti mettessi qua, facciamo una cosa. Ti posiziono qui. Perfetto, accordo. E danno intrattenimento, lo costruiamo sulle Stone Road, che posso rimpiazzare con le Dirt Road, però giustamente le Stone Road sono expensive, cioè nel senso che costano, va bene, che cazzo ci frega, questa cosa l'hanno presa palese, palese, da Faro, palese. Non la può dirmi il contrario, però è bello, vedi che carina. Ok, crescita e stabilità. Ok. Sono tornato in positivo dopo un bel po' di tempo. Amici, io devo confessarvi che il gioco mi piace parecchio perché mi dà molti ricordi di vecchi giochi che potrebbero essere benissimo, come ho detto prima, Caesar 3, Farao, Zeus, devi stare molto attento, molto, un pochino è complicato quasi quanto Quake, devo essere onesto, e sono in debito, tua mamma è in debito, ah no, sono in debito, hai ragione, e vabbè, e beh, non chiudere in Venezia con un bel debito, gli sta aumentando, ah no. Vabbè ragazzi, per me il video può finire qua, vi ho fatto vedere un po'. Ah, finito. Ok, bene. Ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, vi consiglio di provare questo prologo. Vi lascio il link nella descrizione. Noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.